Bonzo. Bonzo. Ciao Cava. Tutto Bonzo. Bene? Ah! Stato Maior. Ma Bonzo, ma perché? Perché ogni volta me ne combini una diversa? Perché mi stai trapanando le orecchie? Io non sto in che senso? Cosa sono tutti sti urli? Cosa vuoi? Cosa sei, Bruce Lee? Cos'è? Mi sto allenando. Allenando? Ma per cosa ti stai allenando? Non lo sai, oggi è un gran giorno per me. Oggi affronterò finalmente un mio acerrimo rivale, Yoshimitsu! Yoshimitsu? Perché mi è familiare questo nome? Yoshimitsu? Perché lui è il malefatto a persona, ecco perché. E tu vorresti affrontarlo come, perdonami? A suon di pizze e panini in faccia? A suon di dolci e torte? Come sei retrogrado, veramente, non vedi le movenze che sto facendo? Non ti suggeriscono niente queste braccia che scrutano lo spazio sconfinato che si arge intorno a noi, sferzandolo e muovendo, librando l'aria? Stai ballando un latinoamericano? No. Stai ballando un latino? Sono un bellissimo latino, io, ma no. Stai ballando un americano, allora? No, basta, smettila di dire idiozie. Sto facendo allenamento per combattere. Com C-O-M-B-A-T-T-R-E. No, non è vero, Bonzo. Stai palesemente ballando, si vede. Cioè, vuoi sconfiggere il tuo nemico a suon di danza del ventre, praticamente? No, perché sennò me lo porterei a letto, intanto. E questa, ecco, da parte tua è pura ignoranza. Ascoltami bene, guarda. Ignoranza. Facciamo così, eh. Ascoltati tutto il podcast dei Desueti di oggi e forse capirai perché sto facendo queste movenze così sensuali e così pericolose al tempo stesso. Mamma mia. Cioè, insomma, io mi meraviglio che ogni volta, ok, magari io sono un po' stupido, ma a te ti si deve sempre spiegare tutto, eh. Cioè, non te la prendere così tanto, già non lo sapevo queste cose. La prossima volta te lo giri da solo, ecco. Ecco, vabbè, mentre tu combatti il male, sì, Yoshimitsu. Sì, esatto. Un saluto e salutiamo Yoshimitsu. Ciao Yoshimitsu. Come salutiamo tutti i nostri ascoltatori. Ciao. I nostri cari affezionati ascoltatori, ciao, buonasera, buongiorno e buonanotte a tutti quanti. E buon pomeriggio. E buon pomeriggio, Bonzo ci tiene sempre a darvi il buon pomeriggio. Io no, assolutamente. A me fa schifo il pomeriggio, vero? A me fa schifo il pomeriggio. Te è finita l'una, te ne vai immediatamente sveglio, alle 8. Vado diretto alle 7:30, 8, esattamente. Allora, signori, questa introduzione è un po' così, un po' da boncio ballerino o boncio combattente, bisogna capire un attimino. Adesso capiremo, studieremo, esamineremo la situazione. Ve la spiegheremo solo ed esclusivamente dopo un vostro like, intanto, un vostro like a questo video, un vostro follow nei nostri vari social, Facebook e Instagram. Mi raccomando, supportate il canale YouTube e Spotify, sempre presenti, anche alla domenica Podcast, alle 10, esattamente, indimenticabili anche loro, e mi raccomando lasciate feedback, o per dirla in italiano feedback, ok? Cibo, mi raccomando, indietro. Esatto, esattamente, nutrizione indietro. Boncio, perché stavi ballando latinoamericano? Spiegami un attimino questa cosa. Allora, guarda, che tu non stavi ballando, forse. No, secondo me è un'offesa addirittura dire una cosa del genere, un'eresia. Ho paura, io non mi sento neanche in grado di poter descrivere con tanta magnificenza in così poco ardire delle mie parole. Per cui, ok, vi descriverò la persona stessa e sarà lui a descrivervi quello che andremo a interloquire oggi, di cui andremo a interloquire oggi. Oggi abbiamo un uomo con una prestanza d'acciaio, mica per nulla, a steel nell'email. Vi do un indizio, ok? È un insegnante di capoeira, non so se avete presente. Un insegnante in generale, ok? Non di quelle cose che vi insegnano banalmente nella scuola, ma è proprio, oserei dire, un insegnante di vita. Mamma mia. Poi addirittura potete anche chiamarlo come volete, bel sorriso, bel uomo, appunto qualsiasi cosa vi venga per la testa. L'importante è che sappiate che si sta parlando di Eric, chiamato Moss. Ciao Eric.
Ciao ragazzi. Ciao, come ciao stai? Eric. Io tutto bene, grazie mille. Voi state bene? Noi stiamo bene. Ti sei offeso? Perché stava ballando latinoamericano, Bonzo? Ti no, sei un no. po' offeso? Fa bene, fa bene. Fa bene, ballare, fa bene. Si prepara. Si prepara, bravo, esatto. Si prepara. Esatto, però io partirei subito a bomba perché hai detto si prepara bene. Io, Bonzo, farei una delle mie domande banali, sempre un po' banali, no, le faccio banali, quelle no, iniziali, no, dai, sempre un po' banali. Però penso che siano necessarie molto spesso per introdurre l'argomento, soprattutto questa, perché molti non sanno effettivamente di che cosa stiamo parlando. Eric, che cos'è esattamente la capoeira? Qual è la sua storia? Allora, la capoeira comunemente da chi non la pratica al giorno d'oggi è vista una danza. Come un ballo. È una danza. Come è una un danza, ballo, ok. Diciamo che questa cosa è... Quindi tipo vado in discoteca e pratico tempi. Capoeira. Esatto. non sarebbe molto comodo. A parte quando si fanno le esibizioni, che quello è un altro discorso con gli spettacoli. Però diciamo che sì, la capoeira è sempre stata vista come un ballo, già dall'alba dei tempi, ma proprio perché è nata per sembrare un ballo. È nata per sembrare un ballo perché è nata appunto nel periodo della schiavitù, quindi durante la deportazione degli schiavi africani da parte degli europei, e venivano portati in Brasile. E questi schiavi non potevano praticare nessuna forma di difesa, di attacco, avere armi. Quindi quando alla sera, diciamo, dopo giornate intere estenuanti di lavoro nei campi da canna da zucchero, si ritrovavano e cantavano, suonavano, ricordando, diciamo, la loro vita in Africa e tutto quanto, e pian piano è nata questa forma di, diciamo, anche di sfogo e di creazione di un'arte marziale nascosta dalla musica e dalla danza. Quindi con diciamo ritmi di strumenti tribali che davano il sottofondo a questa forma di ballo, ma che nel tempo stesso creavano movimenti di calci volanti, rotatori, in modo che non si capiva bene cosa stessero facendo. Così i padroni schiavisti, quando li vedevano, non riuscivano a, diciamo, collocare bene da una parte o dall'altra. E questa cosa tuttora è così oggi, perché chi non la pratica non riesce a capire bene di cosa si tratta. È un combattimento mascherato da danza. Esattamente, esattamente. Letteralmente. Viene anche detto che è la danza di guerrieri o il ballo dei combattenti. Viene anche detto così. Il ballo dei combattenti. Ma alla fine poi si combatteva, nel senso riuscivano poi questi schiavi a compiere qualcosa con questi combattimenti, oppure rimaneva ancorata a, passarmi il termine, una danza, nel senso a un allenamento? No, assolutamente, anzi quando facevano, diciamo, insorgevano, utilizzavano molti di questi movimenti, tant'è che molti movimenti sono tramite le gambe, l'utilizzo dei calci, e mettevano spesso una lama che usavano per farsi la barba, diciamo, tra le dita dei piedi, così da avere le gambe, diciamo, molto più pericolose, quindi i calci rotatori spesso venivano utilizzati anche per tagliare in questo senso, e i calci Mamma volanti mia. Anche per abbattere i padroni schiavisti a cavallo. Mamma mia, è molto più violenta di quello che si pensasse. Sì, sì, esatto. Soprattutto nell'origine, oggi ovviamente ha avuto uno sviluppo diverso, diciamo che i primi documenti che parlano di capoeira risalgono circa 1600-1620, poi molti sono andati persi e bruciati durante insurrezioni e così via, quindi era un periodo storico molto particolare. Poi la capoeira è rimasta molto solo per, diciamo, come posso dire, per la parte di società non accettata. Anche quando c'è stata la liberazione degli schiavi, questi ultimi non si sono riusciti a inserire bene nel tessuto sociale, non erano ben accettati, e la capoeira di conseguenza non era ben vista. E poi invece, poi la storia è infinita, io adesso cerco di riassumere il più possibile.
e praticamente finché in Brasile, pian piano, tramite alcuni maestri molto importanti, di cui uno è Mestre Bimba, che ha creato la capoeira regional, veniva chiamata capoeira regional baiana, praticamente è riuscito a far inserire e ad accettare di più al popolo brasiliano la capoeira, inserirla nelle palestre chiamate accademia, e dove la capoeira ha iniziato ad essere una, avere una struttura proprio vera e propria, come una disciplina, un'arte marziale, dove si insegnava un vero e proprio percorso di sviluppo della persona e anche delle, delle capacità motorie di schivate, attacchi, di difesa e così via. Sì, sì, si è andato a approfondire, a istituzionalizzarla, passami il termine, a, a renderla una disciplina vera e propria. Esatto. Esattamente. Ascoltami, ma appunto come, come ci spiegavi, la capoeira è nata in Brasile e in determinate condizioni. Seguendo appunto queste antiche tradizioni, a tutt'oggi per essere originarie si parla anche di roda. Riesci a spiegarci cos'è? Certo. Allora, la roda, praticamente, per spiegarla in maniera facile, è un po' come se fosse il ring, comunemente usato magari in un incontro di box, oppure l'ottagono, non saprei neanche io come dire. È il perimetro dove all'interno i due capoeiristi svolgono i movimenti di capoeira. Questo perimetro, questo cerchio alla fine, in realtà, è un cerchio formato dai capoeiristi, quindi dai praticanti di capoeira. E questo cerchio... le corde vengono sostituite dalle persone. Esattamente, esattamente. Questo cerchio di persone era nato proprio perché così all'interno chi si stava allenando o stava combattendo, se arrivava qualcuno dall'esterno a controllare, essendo in cerchio, io da una parte del cerchio potevo avvisare se arrivava qualcuno da dietro, dalla direzione opposta, e chi gestiva la roda, quindi questo cerchio, poteva cambiare ritmo tramite gli strumenti della capoeira, strumenti musicali, cambiando ritmo dava questo segnale ai due capoeiristi all'interno della roda che c'era qualcuno di sospetto, qualcuno che non doveva vedere cosa si stava svolgendo, quindi in quel momento si attenuavano, diciamo, i colpi, e molto spesso veniva usata anche la samba, samba giroda viene chiamata, che è semplicemente un vero e proprio ballo. Ah, ok, quindi anche per portare avanti questo, questo loro, possiamo quasi definirlo un passatempo? Sì, anche passatempo, perché comunque era una sorta anche di sfogo e di modo per mantenere le tradizioni, e poi da lì dopo c'è stato tutta una serie di sviluppi negli anni. Purtroppo, come dicevo prima, non si sa bene al 100% certe parti di questo sviluppo come sono avvenute, perché mancano molte documentazioni. Ho capito, e proprio veniva appunto vietato, tra virgolette, di essere eseguito, e pur di farlo appunto ci venivano aiutati da questo ring umano, tra virgolette. Esatto, esatto, e tuttora viene mantenuta questa roda dove all'interno proprio si svolge capoeira, e i due che svolgono capoeira giocano la capoeira, quindi sono uno di fronte all'altro e fanno questi movimenti che non sono, diciamo, coreografati, perché magari chi guarda, vedendo questi movimenti molto ballati, spesso pensa che la persona che sta facendo sa cosa sta per fare quello di fronte, quindi che ci sia un incastro coreografato. Invece è tutto di sorpresa, quindi ci si muove nel ritmo, ma quello che fa il mio compagno, diciamo, non lo so. Quindi per questo è un'arte marziale, perché aumenta i riflessi in maniera notevole. Ed è imprevedibile. Molto imprevedibile. E ascolta, sempre parlando di tradizioni, come appunto ci elencavi prima, se si rischiava, tra virgolette, di essere scoperti, interveniva la musica. Quindi anche la musica ricopre un ruolo fondamentale, perché, come hai detto, non è solo un accompagnamento, giusto? Assolutamente, ricopre un ruolo fondamentale, proprio perché gli strumenti danno il ritmo ai due capoeiristi, quindi a chi sta praticando il capoeira in quel momento. Gli strumenti danno il ritmo, e in base a questo ritmo cambia il tipo, diciamo, di movimenti. Per esempio, se il ritmo è, per dirla facile, lento, i movimenti
saranno più vicini, incastrati tra i due capoeiristi, più vicini al terreno, più a terra, la roda è più stretta, quindi le persone più, diciamo, vicine, e invece se il ritmo sale di velocità, automaticamente abbiamo dei movimenti più alti, più in piedi, più acrobatici anche, calci rotanti, calci saltati, nel caso se una persona è capace anche salti mortali, verticali, anche perché ci sono molti movimenti di abbellimento e non solo di attacco all'interno della capoeira, anche perché ai giorni nostri spesso viene anche utilizzata come diciamo un'arte marziale di spettacolo, ecco, quindi si crea un incastro tra i due capoeiristi che è molto bello da vedere. Bello. Quindi sì, se ve lo state chiedendo, se vi iscrivete potete imparare a fare i salti mortali, esatto. Esatto, si può, ma non è richiesto, quindi. Si può fare, esatto, si può fare. Quindi deve essere sempre tutto armonico, essenzialmente, quindi tra sì, musica e combattimento, ecco perché viene detta danza. Chiedo perdono, esatto. A chi è si vero. Offenderà, però ecco perché deve essere tutto, come ho detto te prima, a incastro, ma deve avere un'armonia, letteralmente, tra musica, ritmo e movimenti. Sì, perché i due capoeiristi hanno questo incastro dove la persona di fronte, non sapendo proprio quello che viene fatto, deve aumentare, aumenta con il tempo i propri riflessi, proprio per questo è un'arte marziale vera e propria. Spesso chi magari fa capoeira, soprattutto nei primi periodi, dice ah, ma guarda che chi non la pratica non capisce che non è solo un ballo, dovrebbero provare, se prendi dei calci di capoeira poi cambi idea, insomma c'è questa cosa che è normale che diciamo ti prendi a cuore, no? Perché quando la pratichi capisci veramente quanto c'è dietro e che lavoro c'è per diciamo aumentare i riflessi e riuscire a incastrare dei calci a una determinata velocità insieme all'altra persona. Vabbè, sicuramente il livello di allenamento è incredibile, perché basta anche uno nulla poi per farsi veramente del male, o fare del male o farsi del male. Quindi... Assolutamente. Dopo il bello è proprio che la capoeira, essendo diciamo una cosa che impari col tempo, non è richiesto nessun grado particolare di livello di partenza, e quindi si impara pian piano, ecco, assolutamente. Certo. Quindi certo. Anche io con la panza posso venirlo a fare. Assolutamente, no, assolutamente. Questo mi piace e mi conforta. Beh, scrivi, prendi appunti, Boncio, prendi appunti. Esatto. Ognuno di noi, il nostro pensiero, il mio di Boncio, è che ognuno di noi essenzialmente nella propria vita ha avuto un colpo di fulmine, che sia per un oggetto, per uno sport, per una persona, per un hobby, insomma, per qualcuno o qualcosa si ha avuto un colpo di fulmine. Il tuo colpo di fulmine per la capoeira, ce lo puoi raccontare? Da dove e perché hai iniziato a fare capoeira? Qual è stato l'inizio? Allora il mio inizio, diciamo che io ho sempre praticato sport, ho sempre fatto qualcosa anche da ragazzino, mai a livello professionale, diciamo, come adesso mi sono dedicato alla capoeira da diversi anni, ma facendo sempre qualcosa. Era un periodo che, diciamo, mi allenavo in sala attrezzi, classica sala attrezzi, pesistica, e è passato un ragazzo che a quel tempo era l'insegnante di quella palestra che insegnava capoeira, e mi ha guardato e mi ha detto: ma perché non metti a frutto quel fisico lì, ti stai allenando tanto, quindi perché non fare qualcosa che non sia solo fine a se stesso, solo fine magari alla parte estetica, come poi molti ovviamente quando si fa palestra ci si allena, si fa anche per quello, poi c'è il discorso salute e tutto quanto, però io dissi ma non so, perché comunque ai tempi avevo 17 anni, ero carico e come tanti giovani magari ho detto se faccio qualcosa, un'arte marziale, qualcosa, voglio fare qualcosa di carico e spinto come si deve, non so, Thai box o qualcosa del genere, e quindi mi sono messo a guardare una lezione così per curiosità, però in effetti non riuscivo tanto a capire cos'era, era un mix di tante cose, poi facevano movimenti che strani, avevano anche questi pantaloni particolari, quindi come spesso accade quando non si riesce ad attingere a qualcosa nella propria mente che si conosce già, che è già un pochino più blasonata, no? O dalla televisione o dai film, come siamo abituati con le arti marziali orientali, ci si tiene magari un po' più distanti, no? Si ha più paura di lanciarsi a provare.
Poi successivamente una sera hanno fatto una lezione di capoeira adibendo una parte di sala attrezzi di pesistica, l'hanno adibita per questa lezione, e dopo il riscaldamento ho visto alcuni di questi ragazzi, l'insegnante e così via, che facevano alcuni salti mortali, non tutti gli allievi, però diciamo che due o tre di questi facevano questi numeri, e io sono rimasto molto colpito e affascinato da questa cosa. Io, considerando che ero già comunque allenato fisicamente, e ho detto io devo provare assolutamente, adesso provo questa cosa, è il mio obiettivo. Esatto, sì, anche perché all'inizio, non capendo niente diciamo dell'attività in sé, un salto mortale, anche il più ignorante vede che è un gesto atletico, che è bello, che è spettacolare, quindi in quel momento io ero ignorante ovviamente, e mi ha attirato molto di più magari che altre cose. Fatto sta che ho provato, e da quella sera è stato proprio un vero e proprio colpo di fulmine. Ok. Ascoltami, visto che parlavamo anche di arti marziali e di appunto che la capoeira può essere considerata lei stessa un'arte marziale, e anche in questo caso della capoeira si parla di gradi fatti a livelli di fasce, comunque tipo sono un livello... Cinture, ecco, esatto, sì. Assolutamente sì, esatto, sì. Abbiamo le cinture, che da noi vengono chiamate corde, e sono delle vere e proprie corde, quindi abbiamo delle gradazioni che vanno dalla bianca fino a salire, passano diversi livelli: bianca, bianco, gialla, giallo, arancione, blu, che è monitor sta a significare monitorato, per diventare graduato. E questo percorso richiede un pochino più di tempo o dedizione, diciamo, e quando la persona è matura, pronta per poter portare la cintura blu, il grado di graduato appunto, che corrisponde, per far capire un pochino magari a chi ci ascolta, può corrispondere alla cintura nera del karate, ecco. Dopo noi, successivamente alla blu, abbiamo altre cinture, altri gradi. Si passa dalla blu alla blu verde viola, poi c'è la viola che è istruttore, viola marrone che è professor, marrone rossa che è maestrando, e dopodiché mestre, che è l'ultima, che è la nera, ma non per questo è nera, diciamo, confrontabile con le nere magari delle arti marziali che conosciamo normalmente, ecco, è un percorso un po' diverso. Tra l'altro non viene data magari la cintura, soprattutto da un certo grado in poi, per la bravura, ma per la maturità che la persona arriva ad avere all'interno della capoeira, anche perché è un percorso non solo fisico, ma anche mentale, di crescita personale, sì, a 360 gradi. Sì, insomma, quelle persone che arrivano a un livello tale da dire ho voglia di darti un calcio in faccia, ma dice no, la capoeira mi ha insegnato a non dartelo. Anche, magari anche un po' più profondo di così, dai. Esatto. Però è giusto. Come sempre, allora io vorrei intanto ricordare una cosa ai nostri ascoltatori: quindi tu sei un insegnante di capoeira, quindi esatto. sei arrivato al grado massimo, no? No, allora non sono al grado massimo, okay. Perché per poter insegnare non è richiesto arrivare al grado massimo, anche perché hai tirato calci, diciamo, in faccia a gente. No. no, diciamo che per arrivare al grado massimo è un percorso di vita proprio, cioè accompagna un percorso di vita. Quindi il grado, diciamo, almeno nella nostra scuola, per insegnare solitamente, soprattutto per insegnare agli adulti, devi almeno avere la cintura blu, la corda blu di base. Poi dipende, ci sono eccezioni, ma non perché ci sono preferenze, semplicemente perché ci sono persone che magari si dedicano anima, mente, corpo, cuore, tutto quanto all'attività in sé fin dall'inizio, quindi ovviamente 5 anni, per dire, percorsi in un determinato modo o 5 in un altro fanno la differenza, perché io posso fare 5 anni di capoeira una volta alla settimana e se l'altra persona ne fa 5, 6 volte alla settimana ovviamente è un altro percorso. Detto ciò, diciamo che in base anche a varie valutazioni che vengono fatte da chi è sopra, dai gradi più alti, dal proprio insegnante, si inizia a capire se la persona è pronta per poter tenere una classe, ecco, un'aula con diversi allievi, perché
comunque si ha a che fare con le persone, quindi... per cui sì, non è che chiunque può farlo, ecco, esatto. Certo, per cui, certo. non sei ancora, o comunque non so se non vorrai mai essere, ma non sei ancora al top di gamma, tra virgolette, passami il termine, esatto. Senza offesa. No, no, è vero, è vero. Però sei... Io sono... no, dimmi. Ah, scusami, no, io sono corda viola praticamente ormai, che l'avrei dovuta cambiare nella nostra sede, diciamo centrale in Belgio, ma con il fattore Covid e lockdown si è posticipato un po' tutto, quindi da questo punto di vista il grado da istruttore sta attendendo un annetto o due in più, ancora. Però va bene. E comunque alla fine hai raggiunto comunque un bel traguardo, che è appunto insegnare alle persone. Certo. Quello che è la capoeira è lo stile di vita che c'è dietro. E come sempre a noi piace ricordare che non si è arrivati a ricoprire un certo ruolo dal nulla, ma c'è sempre stato tanto lavoro e tanto impegno. Qual è stato il tuo percorso per arrivare a essere insegnante una volta che da ragazzino avevi imparato a fare i salti mortali? Certo, allora io ho iniziato a 17-18 anni, diciamo, e ho iniziato a praticarla all'inizio una volta alla settimana, anche perché era l'unica serata che c'era. Poi pian piano mi sono spostato, sono andato a praticarla anche a Modena e a Reggio Emilia, dove appunto ho conosciuto il maestro, quindi il maestro presidente fondatore della nostra scuola, e da lì ho iniziato un percorso anche con lui, che molto in fretta, da una volta sono passato a due, poi tre, poi quattro, poi cinque volte alla settimana, fino a sei con il sabato mattina e alla domenica spesso che facevamo spettacoli o esibizioni in giro. Quindi la mia vita era diventata la capoeira, e questo, diciamo, ha fatto sì che dopo, con gli anni, ovviamente vivendola, no, a 360 gradi, pian piano il percorso è venuto quasi da sé. Io dopo poco, diciamo, avevo già dato segnali di desiderio di arrivare anche a svolgerla come professione, quindi di non praticarla solo per me, ma anche trasmetterla agli altri. Mi è sempre piaciuto avere a che fare con le persone, lavorare con varie tipologie di persone, creare gruppo e tutto quanto, e quindi da lì, insieme al mio maestro, diciamo, mi ha preso per mano e abbiamo iniziato questo percorso insieme. Quindi ho iniziato ad aprire il primo corso, poi pian pianino il secondo, e alla fine anche lì sono arrivato ad insegnare quasi tutte le sere, anche perché avevo determinati obiettivi e ci tenevo particolarmente, ed è molto bello perché molte persone mi accompagnano già da quando io ho iniziato a insegnare, quindi a mia volta ho dei ragazzi che sono diventati insegnanti anche loro. Sì, compagni di vita, veramente, perché il gruppo è come se fosse una famiglia. Non è solo ci vediamo, ciao ciao, allenamento, poi chi si è visto. Si crea qualcosa di più, ecco. Ascoltami, ma la capoeira, abbiamo chiarito ufficialmente che è un'arte marziale. Sì. Queste arti, seppur molto frequentate e praticate, si pensa sempre siano di nicchia o per poche persone. Qual è il tuo punto di vista? In Italia si sta avendo una crescita di praticanti? Allora, sì, assolutamente sì, si sta avendo una crescita, e non è assolutamente un'attività, ma come magari tante altre, non è un'attività riservata solo a pochi. Anzi, la capoeira ha la particolarità di essere inclusiva e non esclusiva. Ecco, magari ci sono altre attività che, per fare un percorso anche lungo e arrivare ad un certo punto, magari ci si può, ma con questo non per denigrare altre attività, è normalissimo che ci sia, diciamo, tutto per tutti e per varie tipologie di personalità, di persone e tutto quanto. Però magari altre attività arrivano ad essere più esclusive, perché a un certo punto, con il fattore magari competitivo, tu sei bravo, l'altro meno. Il bello della capoeira è che bravo è chi si impegna, quindi non c'è la questione che se non sono bravo, se non sono portato. Le persone si aiutano a vicenda all'interno del gruppo, non ci sono solo io, diciamo, che dà una mano alla persona a crescere, ma è tutto il gruppo insieme, e questo è molto bello perché, diciamo, la rende accessibile a tutti. E invece cambia qualcosa con l'estero?
Con l'estero, allora, la differenza è che purtroppo, come spesso sappiamo, in Italia arriviamo un po' per ultimi, quindi per ultimi, ma non nel senso di bravura o di capacità, anzi, ma per ultimi perché magari in altri paesi europei sono più aperti spesso a certi tipi di... Esatto, con le novità. E infatti in Spagna, in Francia è molto sviluppata la capoeira, ma anche nei paesi del nord Europa. Ci sono molte persone, anche in Polonia va molto la capoeira, è molto, molto praticata, ma devo dire che negli ultimi anni è molto bello perché in Italia si sta avendo una crescita enorme per quanto riguarda la capoeira, tantissime persone si stanno avvicinando a questa attività. Sarà anche perché c'è più informazione con internet, le persone vedono più cose, insomma si sta creando un qualcosa di più unito e unico, ecco, non c'è magari il fattore come tanti anni fa, che se non trovavi proprio la persona lì che te la faceva vedere, allora non l'applicavi. Spesso vengono viste anche, viene vista la capoeira in video musicali, dove magari si vedono acrobazie, spettacoli in televisione, le persone si stanno iniziando a interessare molto a questa attività, e la cosa bella è che chi spesso prova rimane molto colpito, perché da vedere e da provare sono due cose molto diverse. Sì. Quasi più difficile a dirsi che a farsi. Assolutamente, sì, assolutamente. Ed è bello che è anche molto inclusivo. Cosa, sì. Sì, vero, verissimo. Ascolta Erika, abbiamo detto che la capoeira la possiamo definire un combattimento mascherato da danza. Ognuno, penso, viva questa disciplina a suo modo, ovviamente, ma secondo te, quindi domanda personale, la capoeira è più combattimento o più danza? Non è la filosofica questa. E non è la filosofica questa. Esatto. Allora, diciamo che sempre per il discorso che la capoeira si abbraccia molto bene al tipo di persona ed è molto inclusiva, anche da questo punto di vista la persona si può trovare a suo agio, perché la può praticare, diciamo, nel modo che più gli è, diciamo, che gli si veste meglio, ecco. Proprio perché quando, sì, più congeniale, esatto, non mi veniva il termine. No, quindi diciamo che quando la persona sta facendo capoeira con il gruppo, ovviamente ci sono dei movimenti, ci sono delle regole, si crea uno schema dove la persona mano a mano impara vari movimenti che poi però andrà a utilizzare all'interno appunto della roda, quindi di fronte all'altro capoeirista. In questo caso quello che fa molto è il contesto che si crea. Il contesto che si crea può essere creato sì dall'insegnante o dal gruppo intorno, ma anche dai due capoeiristi all'interno. Quindi in base al, diciamo, carattere, alla personalità del capoeirista, la capoeira può essere più ballata o più maliziosa, ecco. E infatti nella capoeira c'è la malandragem, che diciamo è la malizia, che viene presa proprio appunto dalla parola brasiliana malandragem, che sta a significare che quando io sono all'interno del combattimento, io posso più o meno utilizzare la mia malizia per portare in difficoltà la persona che ho davanti, o creare appunto uno scambio più marziale, più anche a volte violento, diciamo che sul livello violento si tende a non avvicinarsi, anche perché non abbiamo protezioni, paradenti e tutto quanto, e non vogliamo tutte le sere andare all'ospedale, anche perché i calci di capoeira possono... Esatto, tanto per dire. E quindi sì, se la persona invece ha un carattere più magari pacato, ecco, e gli piace di più la parte musicale, di movenza, diciamo più armonica e tranquilla, il contesto in questo caso è più della danza, ecco. E quindi si muove molto in equilibrio tra questi due mondi. Capito. È un 50-50. Sì, un 50-50. Sì, diciamo, ok, capito. Restando sempre sul tema del mistico, passami il termine. Ogni arte marziale ha le sue regole, come appunto dicevamo prima, la sua disciplina e la sua corrente di pensiero o filosofia, ecco. Tipo filosofia, la sua, esatto, filosofia. Sì. Quali sono le regole della capoeira e la filosofia di quest'arte, che appunto
ci hai introdotto sempre fino ad adesso. Come la descriveresti? Certo, allora diciamo che proprio perché allora, la capoeira nasce in un periodo di travagliato, diciamo, travagliato, di oppressione e così via. Una delle regole della capoeira è proprio questa libertà di espressione, e dove all'interno anche si mantiene molto il calore proprio della cultura brasiliana, perché comunque è nata in queste terre dove, come sappiamo bene, il Sud America è una terra molto calda e di persone che esternano molto questo calore e questa voglia di festa, proprio per contrastare i momenti difficili che sono passati. E quindi la capoeira mantiene questa filosofia dell'unione tra le persone, della vicinanza, della festa, dello star bene insieme e anche della libertà di espressione. E quindi un modo, diciamo, a livello anche fisico e non, è proprio questo, di esprimersi. E un'altra filosofia, che possiamo dire filosofia da questo punto di vista, è sicuramente la crescita personale, e la regola è sempre comunque quella di crescere insieme, e che non si cresce da soli. Il maestro è maestro perché ci sono gli allievi, sennò altrimenti non sarebbe maestro. Quello che mi rende maestro è diciamo l'allievo, perché si cresce insieme. Io tramite gli allievi cresco e loro crescono tramite me, quindi c'è sempre uno scambio e c'è una crescita che, diciamo, cerca sempre di rimanere su una linea di umiltà e di rispetto per i compagni d'allenamento, rispetto per il maestro, di disciplina, di autocontrollo. E è un equilibrio del corpo, della mente, anche a livello di impulsività a volte, perché comunque come tante altre arti marziali, la capoeira ti insegna molto questo controllo di te stesso, perché in base alle situazioni che si creano all'interno della roda e del combattimento, tu nel tempo, negli anni, impari a gestire te stesso e avere coscienza di te, sia a livello della persona, quindi anche psico-emotivo e fisico ovviamente, perché si ha molta crescita a livello motorio, ecco. Quindi dentro una roda non ci sono delle vere e proprie regole, tipo non colpire in faccia, non colpire i paesi bassi? Allora, regole da questo punto di vista ce ne sono tantissime. Ah, ecco. Da questo punto di vista ce ne sono tante. Sì, non puoi... allora, mettiamola così. La capoeira non puoi legarti armi bianche sotto i piedi, non più almeno. Esatto. Esatto. Allora, la capoeira ha passato diversi periodi storici, quindi ci sono stati periodi anche molto violenti, diciamo anche intorno agli anni 90, quindi abbastanza recente. In Brasile la capoeira ha avuto dei momenti molto caldi, perché comunque la roda spesso si trasformava in un disastro, perché i colpi venivano portati a termine al 100%, quindi succedeva di tutto, ma di tutto, anche proprio perché era un periodo storico difficile e sono terre che, come sappiamo, spesso magari anche a livello sociale ci sono purtroppo problemi legati anche alla povertà, difficoltà a livello familiare, a livello di vita, e questo ovviamente dopo si rispecchiava anche nelle attività, e in questo caso anche nella capoeira. Quindi la capoeira da quel momento, quando ha toccato un apice, diciamo, di anche violenza, è arrivata pian piano a cambiare, a mutare, quindi tutti gli insegnanti, ma pian piano è stata una cosa, diciamo, naturale, si è iniziato a dare ancora più regole e a creare una capoeira ancora più armonica, e la capoeira ne ha guadagnato tantissimo da questo punto di vista, perché i movimenti che abbiamo oggi sono merito anche di questa maturazione proprio di chi la pratica e della disciplina in sé. Quindi sì, non si può colpire le parti basse, non si può diciamo fare movimenti azzardati che non sono ovviamente movimenti di capoeira, perché sennò sì, non posso fare break dance intanto che l'altro bravo perfetto, esatto. Io direi che, arrivati a questo punto, abbiamo capito che sia lotta sia danza, e può essere più una o più l'altra in base alla situazione del gioco, come ci hai descritto in maniera direi impeccabile. Quindi la domanda che può saltare fuori è: la capoeira è aperta a tutti? Ci sono differenze tra adulti e più piccoli, o tra uomini e donne, come magari in arti marziali o danze? Sì, allora, la capoeira è aperta a tutti.
Può essere considerata un gioco, perché, proprio perché, come hai detto correttamente, c'è il gioco della capoeira. La capoeira non si lotta e non si danza, ma viene chiamato gioco. Gioco proprio perché è uno scambio tra i due capoeiristi, come se fosse quasi un gioco di astuzia, come se fosse un gioco a scacchi, diciamo, ma fisicamente parlando. Ovviamente i ritmi sono diversi e il gioco si sviluppa a una certa velocità. Esatto, Giudy. A differenza degli scacchi. E c'è differenza tra adulti e bambini, sicuramente, perché il tipo, diciamo, di lezione per i bambini è più volta a un'attività anche giocosa, non sempre, perché c'è il momento di, ovviamente, serietà e disciplina, ma come sappiamo i bambini hanno una soglia d'attenzione molto bassa e quindi richiedono stimoli continui, non gli puoi fare a menare sul fatto di fai questo movimento corretto per 6 ore. Esiste questa tipologia, esiste questa tipologia di insegnamento, ma diciamo che per come la vediamo noi, soprattutto insomma, nella capoeira, deve essere un divertimento e un piacere, perché sennò si rischia che il bambino magari fa il primo anno in questo modo, impara anche bene e poi dopo non ne vuole più sapere, perché purtroppo, ovviamente, data l'età, un bambino deve essere un bambino. E invece per gli adulti la lezione ovviamente è più, diciamo, corposa, più difficile, più atletica, è portata a un determinato livello, ma anche qui, come dicevo prima, è portata a un determinato livello accessibile a tutti, ma proprio a tutti, quindi più magri, più grassi, più alti, più qualsiasi cosa. C'è chi dice: ah, ma io sono di legno, non potrei mai praticarla, e questa è una grossissima bugia, perché magari si pensa questo, ma abbiamo un riscaldamento, una preparazione che ti porta pian piano, cioè ho avuto magari persone che quando alzavano la gamba le prime lezioni l'alzavano di 20 cm da terra, e adesso con l'allenamento, senza neanche accorgersene, riescono ad arrivare sopra la testa. Quindi ovviamente però... è un percorso. E per le donne anche non ci sono differenze assolutamente, e il bello è proprio questo, anche perché gli allenamenti sono tra maschi e femmine insieme, senza nessuna distinzione. Quello che differisce molto magari può essere la statura, la stazza, perché ovviamente se magari un ragazzo è 100 kg, la ragazza è 60 kg, I due calci messi a confronto ovviamente possono avere una prestanza diversa e un impatto diverso, ma il bello è che, proprio perché è un gioco, si deve costruire insieme l'armonia anche proprio in queste differenze. E poi ci sono comunque ragazze che sono ancora più combattive di molti maschi, molti ragazzi, quindi questo problema non c'è, diciamo, di differenza. Bello, bello che ci sia questo. È consolante. Io penso sia appunto uno dei pochi sport che questa cosa sia effettivamente praticata. Ecco. Sì. Per le altre cose, è sempre divisione per un motivo o per l'altro. Ecco. Ora io passerei a un lato un po' meno, diciamo, legato allo sport in sé per sé. Se faccio un esempio, se un ragazzino, no? Più giovane ma molto fastidioso, come potrebbe essere il nostro buon Boncio, che a tutti gli effetti è molto fastidioso, venisse da te e ti chiedesse: voglio anche io insegnare uno sport, questo aspetta, sport. Aspetta che lo faccio da bambino fastidioso. Fallo da bambino fastidioso. Tanto Eric, voglio anch'io insegnare uno sport, dai, insegnami. Dopo questa cosa, oltre a picchiarlo selvaggiamente, dove gli consiglieresti di iniziare, essenzialmente? Si parla in generale di qualsiasi sport, ma riferito anche alla capoeira in sé per sé. Dove gli consiglieresti di iniziare? Per essere un bravo insegnante. Certo, assolutamente. Non cattivo. Innanzitutto, ovviamente, iniziare a praticare l'attività, che questo è ovvio, e dopodiché una cosa che c'è da mettere molto in conto se una persona vuole iniziare ad insegnare, ma questo penso in qualsiasi cosa che diventa una professione, soprattutto quando si ha a che fare con le persone, è capire che
dopo si arriva ad avere anche determinate responsabilità, no? Come dice il detto, da un grande potere arriva una grande responsabilità. Vero. E da questo automaticamente la persona deve capire e sapere che avrai a che fare con delle persone e hai una responsabilità su di loro, perché comunque le persone sono diverse tra loro. Vive. Sono vive, hanno giudizi, hanno problemi. Sei sicuro? Esatto. Ma dimmelo, auguro. E quindi sì, questa è una delle parti da tenere in considerazione. Poi ovviamente fare un percorso insieme deve piacerti. Se ti piace non te ne accorgi neanche del tempo che passa, perché lo stai facendo con piacere. Quindi l'attività, passano i mesi, passano gli anni, e automaticamente se sei predisposto come persona e ti sei impegnato nell'attività che stai facendo, perché no? Cioè, sì, perché no negare questa possibilità? Domanda secondo me sempre utile, per la curiosità dei nostri ascoltatori, chi magari appunto un giorno, come il mio io interiore bambino fastidioso, vorrà decidere appunto di fare l'insegnante di un qualsiasi sport. Sì. Si può campare facendo l'insegnante, in questo caso di capoeira, ma in generale di uno sport minore, senza che la capoeira si offenda e tu mi prendi a calci? ci sono differenze magari da sport a sport? Allora, sicuramente ci sono differenze da sport a sport. Come ben sappiamo, ci sono sport come il calcio, per esempio, che in questo caso, se riesci ad arrivare ad un alto livello, ovviamente il giro economico è bello sostanzioso. Non manca. non manca. Diciamo che ovviamente capoeira, ma come tantissimi altri sport, purtroppo più complicati anche da capire per il grande pubblico, ovviamente sono più di nicchia, quindi automaticamente il discorso economico è una cosa un po' diversa. Per il fatto di poter campare, sì, si può campare, assolutamente si può campare, ovviamente con tutti i sacrifici del caso. Come dicevo prima, mi ricollego alla domanda precedente, se hai la passione e l'amore per quello che fai, i sacrifici li riesci a sostenere e non ti pesano particolarmente, perché dall'altra parte hai qualcosa che ti dà così tanto che tu sei già, diciamo, soddisfatto e riesci ad avere la forza anche dei periodi non facili, come ci possono essere in tutti i mestieri, ovviamente anche quando ti metti tra virgolette in proprio, qualsiasi attività, dal pizzaiolo alla persona che apre una palestra, qualsiasi cosa. Sì. Quindi sì, si può assolutamente, ovviamente tutto deve essere, io dico sempre, deve partire da... Cioè, il motore non deve essere il lato economico, perché quando si ha a che fare con un'attività di questo tipo, che richiede sempre un miglioramento costante, continuo, un allenamento per se stessi, perché anche questo fa parte del proprio lavoro, non c'è solo la questione alleno le altre persone, poi io sto seduto... Fatte le mie 8 ore e vado a casa. Esatto. Quindi diciamo che c'è tutta una serie di cose che non deve muovere dal soldo, perché se muove da lì automaticamente non guadagnerai un euro, perché durerai ben poco, perché quello che muove non è questo, e il principio e l'etica, diciamo, soprattutto anche della capoeira, non può e non deve non è questa. E sì, assolutamente ci sta. Mi vorrei collegare sempre a questa domanda chiedendoti: se io decidessi, ok, di intraprendere questa carriera, nel tuo caso, nella tua esperienza, quali sono state le maggiori difficoltà che hai dovuto affrontare, e magari, perché no, dici anche i maggiori benefici, le cose che ti hanno reso più orgoglioso di essere appunto diventato insegnante di questo sport e che ti hanno reso fiero appunto di aver intrapreso questa carriera? Sicuramente come dicevamo prima, i sacrifici, le parti di difficoltà ci sono come in tutti i percorsi. E magari una delle difficoltà è il fatto che in certi momenti devi tenere duro, soprattutto se il percorso è complicato, il percorso di crescita, poi i primi anni, soprattutto se una persona è giovane, ovviamente ha smania, no? Ha la fretta di arrivare, e questa fretta viene molto frenata da chi è sopra, da chi è più graduato, da chi è già maestro da tempo, da chi è un mestre. Esatto. deve essere così, perché la persona deve sudarsi il percorso, deve capire determinate cose, e questo avviene con il tempo, quindi ci vuole sicuramente pazienza. Difficoltà a livello anche di professione, sicuramente il riuscire
incastrarsi bene anche a livello di attività lavorativa, quindi riuscire anche a far capire il valore di quello che stai facendo, perché spesso purtroppo, questa è una cosa che io dico sempre, siamo noi insegnanti delle attività, che sia l'arte marziale, che sia il corso fitness, che sia la cosa più semplice del mondo, a dare valore o meno a quello che facciamo. E spesso purtroppo chi è proprio in questo settore, gli operatori di questo settore, mi dispiace dirlo, ma è una cosa che vedo molto, che penso, soprattutto da noi, magari danno poco valore a se stessi e all'attività che insegnano, e spesso anche perché magari svolgendo già un'altra mansione, diciamo di base, ecco, nella propria vita, dicono: ma sì, io insegno quest'arte marziale alla sera come extra, ok, lavorativo, e ci sta, ed è rispettabilissima questa scelta, ma questo spesso fa sì che successivamente la persona non si dà, diciamo, il giusto valore. Esatto, non c'è quel valore, non c'è quel trasmettere quanto è ricco quello che sta insegnando a livello di valore, a livello di percorso, e la fatica che c'è stata anche per queste persone per arrivare fino lì. E siamo noi che dobbiamo passare questo messaggio alle persone con cui abbiamo a che fare, che possono essere o i clienti o il datore di lavoro, in questo caso il proprietario di una palestra. E quindi sì, una delle difficoltà spesso è questa, però con il tempo, ovviamente, come tutte le cose, fai esperienza e riesci anche a trasmettere nel modo migliore chi sei, cosa stai facendo, qual è la tua missione, ecco, mettiamola così. A livello di benefici, sicuramente nel percorso la soddisfazione di vederti crescere te personalmente, di vederti crescere non solo a livello di capacità fisiche, ma anche a livello psicologico, emotivo, di equilibrio della persona, di tutta una serie di cose che viene facendo un percorso di questo tipo, e di veder crescere anche i tuoi allievi, di vedere persone che ti seguono da tempo, persone che magari quando cambi la cintura a un allievo, sono grossissime soddisfazioni, perché sai quanto si è impegnato, sai quanto tu hai dato di te stesso, di quello che sono state il tuo percorso, di quello che hai appreso e che lo stai tramandando. Quindi sicuramente questa è una parte bellissima, e anche vedere le persone, no, felici, in qualcosa che le unisce, la condivisione di questo tutti insieme è veramente una parte molto bella che dà soddisfazione. Ci credo. Bene, io direi che adesso aspetteremo quando Eric finalmente troverà il nuovo Eddie Gordo, per chi si intende, di Tekken. Esatto. Lo vorremmo proprio conoscere, sono proprio, spero di conoscerlo, intervisteremo lui. Speriamo di conoscerlo, esatto. Speriamo. Nell'attesa che arrivi questa conoscenza, no? Aspettando che arrivi, direi di ammazzare il tempo, non prendendoci a calci spettacolari, facendo salti mortali, tutto quello che vuoi, ma deliziandoci con una domanda che arriva sempre puntuale, che è la domanda del buon boncio, cioè la domanda filosofica capoeiriana di, esatto, oggi. Prego, Boncio. Bene, allora, guarda, io, visto i discorsoni che abbiamo fatto fino ad adesso su spirito e corpo, mi viene da pensare e immaginare il buon Eric a pensare come rispondere a questa domanda a petto nudo sotto una cascata. Per cui preparati, ti lascio raggiungere la cascata intanto. Allora, con le temperature che ci sono in questi giorni è anche comoda la cascata, esatto, perché è rinfrescante. Esatto. Siamo appunto giunti al momento fatidico, caro Eric. Non sei sotto la cascata, purtroppo, ma vedo già le goccioline di sudore sulla tua fronte, e non sì, sono sì, dovute al caldo. Ho paura. Quindi riassumendo la capoeira e l'insegnamento, sono discipline che ti partono dalla testa ma arrivano a scaldarti il cuore. E anche se non sei riuscito, oddio, magari sei riuscito e giustamente non ce l'avevo mai detto, se no saremmo corsi subito a casa tua, anche se non sei riuscito a fare i milioni nell'ultimo anno, sei riuscito ad essere felice e a crescere per raggiungere i tuoi obiettivi.
Da qui però la domanda vera e propria che secondo me avremmo dovuto fare in una delle prime interviste, perché si basa su quello che domandiamo a tutti i nostri ospiti e cerchiamo di far capire a voi, cari ascoltatori. Eric, ma come misuriamo il successo nella vita? Come posso dire sono fiero di me, sapendo che c'è gente che non ha voglia di fare niente e gente che non è contenta nemmeno dopo aver eliminato il pelo dall'uovo? Questa è una bellissima domanda. Grazie. Molto complicata. E penso che sia una domanda che spesso, almeno chi riflette molto su di sé, sulla vita e così via, si pone ogni tanto almeno. Sicuramente dipende, penso, dalla scala di valori che ognuno ha nella propria vita, perché magari per me successo significa una cosa, per un'altra persona un'altra. Se parliamo di successo economico, sicuramente il poter dire di aver piantato dei semi che hanno dato dei frutti che ti permettono di, almeno questa è la mia risposta, la mia visione, diciamo aver raccolto frutti che ti permettono di poter campare, no? Dignitosamente, e di poterti anche godere la vita, perché non è solo la quantità, diciamo, di soldi che dà la felicità, ma spesso, per come la vedo io, è la possibilità anche di avere il tempo, no? Di godersi le cose, di poterle apprezzare. Giustamente, se ho i milioni ma sono bloccato in azienda. esatto. E invece del successo dal punto di vista di soddisfazione personale, di essere felici di quello che si ha, sicuramente la visione, il modo di vedere le cose è legato molto magari anche al carattere. Nel mio caso, poter dire di aver avuto successo, sicuramente poter aver visto raggiunti determinati obiettivi che avevo in mente quando ho iniziato, nel caso specifico della capoeira, obiettivi personali di capacità di riuscire ad arrivare a un determinato livello, di essere sempre umili, perché secondo me riesci ad apprezzare il successo se rimani umile con te stesso e con i piedi per terra. Anche perché sennò, come dicevate giustamente, la ricerca del pelo nell'uovo, che anche quando togli quello non sei mai a posto. Poi sicuramente è una condizione umana il fatto di non essere mai contenti e di voler ricercare sempre qualcosa di più. A volte fa crescere questa cosa, perché una volta raggiunto un obiettivo te ne metti subito un altro e questa cosa ti fa fare una scalata appunto in alto, però se questa scalata non ha fine tu non arriverai mai a poter dire ok, sono a posto, mi sento di aver avuto successo. Quindi anche il sapersi accontentare, ecco, è molto importante per poter dire ho avuto successo. È stata, io penso, una delle risposte più complete che abbia mai sentito. Vero? Sì. Vero? Sì, assolutamente. Mi sento pieno di successo anch'io. Ti sei riempito di successo, Bonzo. Esatto. È vero, assolutamente. Condivido appieno quello che hai appena detto. Sia tu, Bonzo, che tu, Eric. Condivido. Assolutamente. Grazie. Caro Eric, noi siamo giunti alla fine della nostra intervista, della nostra oretta passata insieme. Ti ringraziamo tantissimo per quello che è stato il tempo che tu ci hai dedicato, l'esperienza e la passione che tu hai voluto condividere con noi e con i nostri ascoltatori. Questo ti ringraziamo assolutamente per tantissimo, quello che dal hai portato del cuore e dei piedi a questo podcast, sì. E dei piedi. Grazie mille a voi. E anche dei piedi. Davvero è stato un piacere. È stato un grande piacere. Grazie davvero. Mille. Boncio. No, fermati. Boncio. No. Come no? No. Come no? Stavolta lo dici sì, invece, tu. Stavolta lo faccio io. Cava. Che cosa devo fare io? Chi abbiamo la prossima volta? La prossima volta, aia, mi prende in contropiede il buon Boncio. Mi prende in contropiede la prossima volta. Dai, vediamo se sei preparato. Allora, l'astronauta ce l'abbiamo fra tre. Poi Obama l'abbiamo il mese prossimo. Obama che parla in italiano, eh. Ovviamente, per anche vedere. Poi Jeff Bezos ha detto di no, quindi non abbiamo lui perché è impegnato nello spazio. Forse con l'astronauta, forse giustamente. L'astronauta, povero. Forse abbiamo qualcuno di un po' più terra terra, direi un po' più di terra terra. Direi di sì. Noi la prossima volta abbiamo qualcuno che generalmente
mette a posto quelli che hanno preso delle gran botte da Eric, essenzialmente. Cioè, abbiamo un fisioterapista, una fisioterapista, anzi. Wow, addirittura. Esattamente, abbiamo una fisioterapista. No, non l'avrei, io non lo sapevo, non l'avrei mai detto. Andiamo comunque, se ci pensi, entriamo per la prima volta in un campo medico, se così possiamo dirlo. È vero, siamo esattamente. Siamo ancora entrati in un campo medico, questo è interessante. Le chiederemo com'è mettere a posto i malcapitati sotto le grinfie di Eric. Esatto, sperando esatto. Che lo conosca, ma sicuramente lo conosce, è impossibile ma non sì, conoscere sì, Eric. Assolutamente, esattamente. Va detto bene. Detto ciò, io... No, tu stai zitto oggi, stai zitto, basta. Mamma mia, che dittatura è diventata questa? Vai, sono pieno di successo, per cui mi elevo. E detto questo, appunto, io vorrei, come fa sempre il buon Cava, salutare chi ci ha ascoltato fino ad adesso, chi è entrato per un secondo e ha detto è uscito, non mi piace, e subito dopo ha ricevuto un calcio volante da parte di Eric. Esattamente. E chi salutiamo oggi, Cesco? Oggi, perché forse mi è venuta una mezza idea, oggi salutiamo chi cerca di rimorchiare in spiaggia con utilizzando, facendo vedere la capoeira alla meglio perché, magari dopo anche due birrette, ma anche più di due, a dire il vero, più di due. Noi ridiamo e scherziamo, perché c'è un piccolo aneddoto dietro a questa cosa, che se volete skippate subito a salutoni, altrimenti rimanete qui con noi. Un nostro caro amico, che salutiamo tanto. una sera in cui si stava, almeno in cui io stavo ridendo e scherzando con delle mie amiche, dei miei amici, a un certo punto incontrandolo all'improvviso di sorpresa completamente, ma ciao, ma come stai, ma anche tu qui, insomma, era fradicio lui, e no, non era fradicio, aveva fradicio non bagnato, fradicio dentro, no, aveva bevuto un pochettino, perché eravamo tutti quanti un po' in festa, e vedendo delle aitante ragazzuole, donzelle in difficoltà, decise di difenderle mostrandosi in tutto il suo splendore capoeiriano, e quindi si mise a far vedere delle movenze di capoeira. Il problema è che, insomma, mischiate alcol e capoeira, e insomma, andate a vedervi. Non penso non che Eric consigli non fermatevi qui a questa intervista, andate a vedere anche dei video di capoeira per farvi, se non avete idea di che cosa sia, per capire quali siano queste movenze. Immaginatevele fatte da alticci, ecco, avrete ottenuto un rimorchio incredibile. E se anche gli altri sono alticci, sì. Sì, sicuramente, perché anche loro non capiscono. Vorrei... Va bene, salutiamo costui, aneddoto, risalutiamo costui, gli vogliamo tanto bene. E vorrei ricordare anche che sotto metteremo dei contatti, eventualmente, se qualcuno vuole contattare Eric per avere più informazioni. Certo, assolutamente. Quindi, signore e signori, salutoni, ciao.